Buongiorno a tutti, questo siamo qui con Roberto Pruzzo, oggi ospite alla Bisalta. Intanto le chiedo questo: come vede la squadra? Abbiamo visto che comunque vuole già collaborare magari col settore giovanile, c'è tanto in ballo oggi, però intanto benvenuto ovviamente. Sì, grazie. No, beh, insomma, un rapporto di amicizia qui consolidato ed è sempre un piacere comunque stare nel mondo dei giovani. Io sto facendo molte cose ultimamente nel calcio e non escludo niente. Ottimo. E tra l'altro lei ha giocato nel Genoa, nella Roma, nella Fiorentina. Basta. Ha fatto... Esatto. Ho giocato per fortuna solo in 3 squadre e quindi quando, ogni qualvolta qualcuno mi chiede, non so neanche da nominarne troppe. Esatto. E tra l'altro le chiedo qual è il suo ricordo più bello che ha di queste squadre qua. Vabbè, insomma, tutti hanno rappresentato per me qualcosa di importante, a cominciare dal Genoa dove sono cresciuto e ho avuto la possibilità di debuttare in Serie A, e quindi il riconoscimento va a tutti quelli che mi hanno dato questa possibilità. Poi chiaramente Roma è stata la tappa fondamentale della mia carriera, ho giocato lì 10 anni, ho fatto la mia storia, ma ho fatto anche la storia della Roma. Ho chiuso a Firenze, ho una stagione positiva, e quindi credo che posso essere soddisfatto di quello che ho fatto. Lo sono un po' meno per quanto riguarda la nazionale, però sono cose che capitano. Tra l'altro lei ha intrapreso anche la carriera da allenatore per un periodo, com'è stato? Sì, è stata un'esperienza positiva, tutto sommato, anche se sbagliata nei tempi e soprattutto nella scelta di cominciare troppo dal basso e non avere poi la pazienza per fare tutta l'altra fila che ci vorrebbe. Tra l'altro chiedo solo più questo: il Bisalta quest'anno compete poi nella prima categoria, lei come vede la squadra per il campionato? Alla grande, perché so che chi gestisce e chi sceglie i giocatori è di grande livello, e quindi solo questo basta per avere una grande fiducia. Grazie mille. Grazie a te.